Signorina, sono qui. Signorina! Buttiglione, buonasera! No, mi scusi, non ci eravamo accorti che era già in collegamento. Sì, è un periodo che non mi guarda nessuno. Veramente, buonasera, come va? Siamo onorati di averla qui, ecco, questo volevo dirle. Sì. Se mi lascia parlare le spiego anche il motivo per cui sono venuta qui. Io sono venuta qui presentando. Non mi interrompo. No, perché scusi. Voglio rifare la Democrazia Cristiana. Ah. E in che modo voglio rifare? Lo voglio rifare facendo io il segretario e con la Democrazia Cristiana. Il problema è che nessuno mi vota. Ah. Mentre la Democrazia Cristiana invece aveva moltissimi voti. Beh sì, era il partito di maggioranza relativa. Ma noi scusi, in che modo ritiene che possiamo esserle utili? Voglio dire, siamo... Se non mi interrompe, io lo spiego. Dicevo che erano le persone meno indicate... Per... Voi siete una trasmissione di grande successo. Sì. I vostri ascoltatori mi votano e io rifaccio la Democrazia Cristiana. Vabbè, questo è anche gentili siamo noi, però questo mi sta chiedendo una cosa completamente fuori dalle... Non mi interrompere, naturalmente non le chiedo così. Perché i vostri telespettatori, per votarmi, dovranno fare del sesso soltanto a fine della professione. Pure, scusi, lei chiede troppo, poi io li conosco i miei telespettatori. Non interrompe. Non credo... Noi... In cambio rifaremo la Democrazia Cristiana con gli stessi intrighi di corridoio, gli stessi giochi, gli stessi rapporti malsano fra politica e cittadino e istituzioni. Allora vuole fare uguale proprio? Uguale, soltanto con dei costumi sessuali molto più rigidi, dei grandi ceffoni alle donne che portano le gonne sopra il ginocchio, perché vedi, la Democrazia Cristiana, molti non l'hanno capito, è fallita, perché era troppo a sinistra.